Bellaria, dove c'è la nostra Antonella Del Prino, in compagnia di un ospite. Ce la presenti? Siamo con Angela. Angela, che è una coetanea compagna di scuola. Della Raffaella, la Lella nazionale. Noi la chiamavamo così. Non era Raffaella, per noi era la Lella. Dopo, col tempo, è diventata Raffaella. Cioè, lo era, ma si chiamava così, si abbreviava il nome. Senta Angela, ma è vero che è arrivato per Raffaella Pelloni, la sua compagna di scuola, prima il biondo del caschetto? Sì, già nella prima media lei era tinta, cioè aveva il colore biondo, ma lei aveva i capelli castani, naturali, però era tinta. Vita nel 55, eccola qua, sì, la foto. Questa qui è la classe della Angela e della Lella, vedete? Che classe è? Siamo a Il puntino bianco è la Angela, perché... Il puntino bianco è la Angela, che non si vuole far vedere come era allora, e sotto di lei c'è la Lella, Raffaella Carrà. Quella è bionda. Quella biondina che è un po' squintata. Carrà è diventata Raffaella. Quella biondina un po' squintata, quella appoggiata, sì. È Raffaella Carrà a 11 anni. Senta, mi scusi, lei la conosce da sempre, ma quando Raffaella Carrà faceva impazzire l'Italia e faceva far l'amore da Trieste in giù, qui che cosa si diceva? Si era orgogliosi, naturalmente, perché avere una concittadina che è arrivata fin là, fino alla televisione, è anche conosciuta, è anche brava, diciamolo, quindi insomma è un onore. Ma tutti questi costumi sessuali un po' liberi degli anni 70? Sì, i vecchi magari un po' si scandalizzavano, ma noi giovani di allora no, andava bene, perché aveva un fisico bello da vedere, e quindi insomma se uno ce l'ha bello lo può un pochino mostrare, no? Roberta, Gianluca, guarda che mi sente, Angela, sì. Se volete fare delle domande, diciamo che di ispirazione con la grande semplicità e la grande forza romagnola ci sta raccontando quello che provavamo a dire, no? Con tutti gli altri termini qui, è vero, anche con appunto. Simona Marchini, probabilmente era davvero lei al passo con i tempi, magari rispetto, Simona, ad un paese bigotto, che in verità era sempre meno bigotto. Sì, e come dicevamo prima, però lei ha avuto la grazia di porre la questione di una libertà di scelta, così di una maggiore disinvoltura, insomma, no? Palese, perché sotterraneamente c'è sempre stata, però palese, ma con femminilità e garbo. Non quindi, c'era niente di volgare, mai. Mai. E perciò, come dicevamo prima, anche le donne le volevano bene, certo. Non la sentivano, appunto. Volevo chiedere alla compagna di classe se la Lella, come la chiama lei, aveva già qualche filarino, qualche storia, qualche amore da bambina in classe. Da ragazzi, in classe no, eravamo tutti coetanei, no, però poi qualche anno dopo ha avuto anche un calciatore, Stacchini, qui di San della Juventus, voi forse non vi ricordate, della Juventus, che ha filato un pochino, dopo le loro strade si sono separate, perché lui doveva fare carriera nella Juventus, lei doveva fare carriera nella televisione. Ma era brava. Quindi a scuola? Come andava a scuola? In ottimi rapporti. Molto, molto. No, era brava, signora, era brava. Era tranquilla, diligente, ascoltava, non faceva confusione. Insomma, e poi sapeva stare fra le altre. E poi una volta la difesa. Sì, una volta mia difesa. A me personalmente, perché un'altra mia amica, un po' cicciona, mi ha spinto per terra, mi ha fatto cadere. Mi ha fatto male. Lei non l'ha fatta poco. No, si giocava. Lei, dopo, ha visto che io mi ero fatta male, la Raffaella è intervenuta, le ha detto qualche parola di troppo, quell'altra, per difendere me, ma poi è finito tutto lì, ecco. Ma era più fumantina o più allegra? No, tranquilla. Io, per quello che l'ho conosciuta io, era tranquilla. Certo che lei non voleva magari che insistessero con tante domande, era un po' riservata. Già da piccola? Sì. Era poi mi diceva che era già un po' star, perché quando eravate in classe insieme già aveva fatto un film lei. Lei aveva fatto un film da bambina proprio, non so se aveva 6-7 anni, Tormento del passato. E adesso non mi ricordo la protagonista femminile, forse non mi viene, adesso non mi viene. L'ho sempre saputo, ma adesso... Antonella, allora tra comunque, poco ci fai... aveva fatto questo film.
Antonella, allora tra poco ci fai rivivere ancora, no, quest'aria romagnola, insomma, da dove veniva Raffaella.